di solito uno decide di fare l'attore, di solito frequenta le scuole, di solito fa dei laboratori, eccetera. A me non è successo niente di tutto questo. Io non avrei mai pensato di fare questo mestiere, mi è capitato addosso, conoscendo Dario e Franca quasi 40 anni fa, quest'anno sono 40 anni, 1983, aver conosciuto Dario e Franca all'estero dove io vivevo a Londra e essermi innamorato follemente di questo tipo di teatro che, ripeto, non conoscevo, e innamorato di Dario e di Franca per le persone che erano anche al di fuori del teatro, che mi ha in qualche modo catturato e fatto così, fatto scegliere di seguirli da Londra a Milano e di vivere con loro fino a quando loro se ne sono andati praticamente. E nel frattempo, in questi 40 anni, sono successe cose impressionanti che hanno letteralmente travolto la mia vita. Da quel momento io diventai un'altra persona, insomma. La cosa più eccezionale che mi è capitata è quella di mettermi a recitare in seguito a una provocazione di un gruppo di ragazzini che inconsapevolmente, senza rendersi conto che io stavo un po' più in alto rispetto a loro e sentivo le loro parole, questa loro provocazione mi ha spinto ad andare verso di loro e cercando di instaurare un dialogo con loro, cioè proprio dal punto di vista non solo dell'adulto, ma fargli capire che quelle parole che loro si stavano scagliando addosso l'uno con l'altro non era uno scherzo, insomma, anzi sarebbero potute diventare delle pietre. Da lì, per cercare di avvalorare il mio discorso in cui ci tenevo, non trovando altre parole se non una banale retorica pacca sulla spalla o un ciao ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, no? Che chissà quante volte l'avevano sentito, non trovai di meglio da fare che raccontargli un episodio tratto dal Mistero Buffo, una storia che si chiama Il primo miracolo di Gesù bambino, che narra appunto di Gesù che scappa da Betlemme con la mamma e con il papà, e tutte le volte che entrano in alcune città, in alcuni paesi, arriveranno in Egitto se vi ricordate, e il bambino la prima cosa che cerca di fare è di giocare con altri compagni, ma molte volte si trova in una zona lontano da casa con un dialetto diverso dal suo, giochi diversi eccetera, e i bambini a volte sono anche carogne e non lo accettano, anzi gli dicono vai via, non giochi con noi, Palestina gli gridano, no, come offesa. E uno di questi bambini addirittura, questo l'ha aggiunto a Dario essendo lombardo, ma per far capire il discorso, gli grida addirittura vai via Palestina, terun, che è un po' il termine dispregiativo con cui le genti del nord chiamano voi del sud, no? E voi giustamente ci rispondete, e voi polentoni. Ecco, per far capire, i ragazzini a questa battuta risero, si cominciarono a sedere intorno a me e io cominciai a raccontargli tutta la storia. E dura 45 minuti, la sapevo tutta. Tutta, in ogni minimo particolare, in ogni minimo dettaglio, era tutta dentro la mia testa, ma nessuno lo sapeva, nemmeno io. Se non fosse stato per quei ragazzini, forse ci avrei messo altri 5 anni, chi lo sa, però è stato un momento veramente significativo, tra l'altro anche interessante dal punto di vista del teatro, se pensiamo che i greci ci hanno insegnato che non c'è teatro, non c'è vero teatro se non c'è una provocazione, e questi ragazzini hanno, a loro insaputa, mi hanno trasformato in un attore, la loro provocazione mi ha trasformato in un attore senza che io potessi mai immaginarlo.
queste storie sono così antiche che hanno un, come sempre si dice, no? I classici non muoiono, cioè continuano a sopravvivere, proprio perché il discorso che c'è dentro nelle storie di Dario Fo, in questo caso del Mistero Buffo, ma anche altri spettacoli, sono di un'attualità impressionante, perché raccontano di cose tangibili che il pubblico, la gente immediatamente si riconosce in questi episodi, tutto riconducibile a situazioni che avvengono e sono gestite al di sopra della testa degli individui e che molte volte non hanno la capacità di poter reagire, di contrastare, di comprendere addirittura. L'attualità del teatro di Dario sta nel dar dignità alle voci degli ultimi. Questa è l'attualità del teatro di Dario Fo e di Franca Rame. Serafino Amabile Guastella e veniva da Chiaromonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Lui scrive un'opera memorabile, delle parità dei villani siciliani. Cioè le parità sono della specie di contrasti, di moralità, diciamo, no? Che lui ha raccolto in tutta la zona e nel 1870-75 viene dato le stampe. Quando Dario Fo durante una tournée in Sicilia negli anni 60 vengono in contatto con questo testo e Dario e Franca, che stavano già studiando queste storie dei villani, dei contadini del nord Italia. Quelli erano anni, gli anni 60, in cui c'era una grande ricerca in tutta l'Italia, ad opera di intellettuali e di ricercatori antropologi come Ernesto De Martino, lo stesso Pitre, sulle tracce della religiosità popolare. Cioè non quella gestita dall'ufficialità, ma proprio quell'altra, quella che appunto Serafino Amabile Guastella traduce nelle sue pagine di tutte queste storie popolari trovate intorno alle campagne di Ragusa e del suo abitato. E quando finalmente Dario si trova con questo libro qua in Sicilia, capisce che è arrivato alla conclusione del cerchio. Cioè il nord e il sud incredibilmente sono uniti dalle parità morali, le stesse cose trovate su si ritrovano paro paro con altri linguaggi, con altre dinamiche, con altri tipi di storie qui a così tanta distanza dal nord, no? E così Dario chiude il cerchio e la prima storia che scriverà sarà proprio la nascita del Giullare, che è grazie a questo testo trovato qui in questo libro appunto di questo Serafino. La nascita del Giullare racconta proprio della disperazione di un contadino, di un villano, disperazione che va aggiornata a lavorare nei campi per conto del padrone, del barone, del principe, di quel padrone di tutta la zona, no? E lui è talmente affaticato quando torna a casa che non ha neanche voglia di far l'amore con sua moglie, di giocare con i propri figli, è talmente distrutto che dice una frase bellissima: la prima acqua che beve la terra è il mio sudore, no? Da tanto che fatica, eccetera. E un giorno, mentre ritorna dall'ennesima giornata terribile di lavoro con pala e vanga, con vanga e pala, si sbaglia strada. E mentre cammina in questa strada per cercare qualche seme da portare a casa, si trova davanti a una gigantesca montagna nera, una montagna lavica appunto, nera. E dice: ma di chi è questo? Si domanda, ma chi è questo monte qua? Non l'ho mai visto qua. E chiede a qualcuno, qualche altro villano che passa di lì, gli dice: compagnon, ma di chi è sta montagna? Ma di nessuno, non vale niente, chiamano la cagata del diavolo. Che nome, eh? Lui però non si dà per vinto, va su questa montagna, la scala a mani nude, muove la terra, smuove annusa questa terra e dice: ma come, questa terra è una terra buonissima, senti che profumo, che odore che ha, se ne intende, no? Già che lavora la terra. Torna a casa, chiama, insomma, a farla breve, perché sennò mi tocca raccontare tutta la... A farla breve,
finisce che torna a casa, chiama la moglie, i bambini vengono ad aiutarlo, lo trasformano questa montagna in un paradiso, con erbe, trovano addirittura l'acqua, lui e la moglie e i figli trovano l'acqua, e a un certo punto ecco che passa il padrone di tutta la valle, a cavallo, guarda questa montagna, si rivolge al contadino, dice: ma chi è che ha trasformato questa? Io, l'ho fatto io, padrone, è mia questa terra. Dice: mia, dice lui, stai scherzando, questa parola non esiste da queste parti, se vuoi saperlo tutto qua intorno è mio, là fino a dove arriva il tuo occhio, oltre il lago, i fiumi, fino al mare, giù tutte le terre, i monti, i colline che ti circondano, è tutto mio, anche l'aria che respiri è mia, stai attento, respira poco, gli dice, no? Questo per dirti, e da lì parte poi lui, naturalmente il potere non si espone subito in prima persona, manda il curato, il parroco della zona a parlamentare con lui, il quale cerca di fargli intendere che guarda che è meglio che lasci stare, questa terra non è la tua, eccetera. Lui proprio scaccia il curato in malo modo, quasi gli tira una zappata in testa, questo scappa e dopo qualche giorno arriva l'altra parte del potere che c'era allora, siamo nel Medioevo. Cioè il potere era il barone, il principe, l'imperatore, il parroco e il notaio. E arriva il notaio, anche il notaio arriva con una carta, gli mette giù questa carta, gli fa vedere, vedi qui c'erano questi sgribizi, qui c'è stato un disastro, non si è perduto perché un fiume è entrato, la pioggia ha cancellato ogni traccia, il monte è sparito e da questo momento non è più stato di nessuno, adesso l'hanno trovato, daglielo indietro. E lui gli dà un calcio a questo notaio, lo fa scappare, no? E dopo naturalmente arriva lui, il principe. Arriva il principe con gli sgherri, i soldati, lo fermano, lo bloccano lì con le mani legate dietro la schiena. Il principe scende da cavallo, va verso, pensate che attualità, va verso la moglie del contadino, la sbatte per terra, gli strappa tutti i vestiti, gli salta addosso e davanti a tutti, davanti ai figli, davanti al villano, gli violenta la donna. Il contadino è disperato, ha gli occhi che strabuzzano, è talmente, si libera, fa tempo ad afferrare la pala, va verso il barone, cerca di dargli una, e la moglie sotto di lui lo blocca, dice: ferma, non lo fare, è quello che stanno solo aspettando che tu ti ribelli per accopparti, io capisco che tu vuoi salvare la tua dignità, ma noi non abbiamo dignità. Noi non possediamo nulla, noi non siamo niente, noi siamo cenere e carne allo stesso tempo, noi non contiamo niente, la tua dignità è nel salvare la tua terra, salva la terra e così salverai la tua dignità. E non ti preoccupare per me che io per lui manza sono, ma per te amore e femmina io sono. E il contadino a quel punto si lascia andare stravolto da questa reazione di sua moglie. E poi il principe si alza, si riveste tra le risa di scherno di tutti i soldati, le guardie, e ritorna sul suo cavallo e se ne va. E prima di andarsene si volta indietro e ancora beffardo gli dice al contadino: adesso te la puoi tenere questa tua terra, me l'hai ben pagata, e via che se ne va.